Chef stellati, piatti di gusto, qualità e solidarietà. Sono gli ingredienti doc dell'appuntamento dedicato alla ricerca. Buonissimi, l'evento di beneficenza ideato e promosso dall'Associazione Oncologica Pediatrica e Neuroblastoma Open Onlus con il sostegno della Fondazione Giuseppe Marinelli. L'appuntamento è per lunedì 24 giugno a partire dalle 19.30 presso le Rocce Rosse dell'Oiz by Hotel di Vietri sul Mare, dove ci saranno numerosi chef stellati, ma anche un grand parterre di chef emergenti, pizzerie, friggitorie, oltre a un'intera area dedicata alle eccellenze della pasticceria, gelateria, cocktail bar e la presenza dei consorzi di tutela del vino della Campania. Anche quest'anno sarà un viaggio di gusto tra i profumi e i sapori del territorio, una festa in nome della vita che nel cibo trova nutrimento e attraverso il cibo dona speranza per un prestigioso appuntamento a sfondo sociale. Con buonissimi 2019 si conclude la raccolta fondi da destinare al progetto triennale di ricerca scientifica La biopsia liquida nei bambini malati di tumore, al quale con l'edizione 2017-2018 sono stati destinati oltre 151.000 euro. I dettagli dell'evento in programma lunedì 24 giugno sono stati svelati questa mattina nel corso di una conferenza stampa a Palazzo di Città a Salerno. Ritorna buonissimi proprio per questo appuntamento annuale, che è un appuntamento di solidarietà a cui veramente tutta la città risponde sempre in maniera molto calorosa e in maniera molto numerosa. Si sa che la ricerca in campo oncologico pediatrico è una ricerca molto impegnativa e, come tutte le ricerche, è anche molto costosa, quindi i fondi non bastano mai. I fondi messi a disposizione dallo Stato sono sempre più carenti e quindi interveniamo noi, associazioni di volontariato, per tentare di dare una mano. Noi siamo veramente a un buon punto, perché oggi noi abbiamo due tipi di terapie innovative che stanno dando grandi risultati sia per quanto riguarda i tumori pediatrici che per quanto riguarda i tumori dell'adulto. Questi due tipi di terapie sono l'immunoterapia e la medicina di precisione. Noi come gruppo di ricerca ci occupiamo di medicina di precisione e stiamo sviluppando tutta una serie di tecniche per implementare questo nuovo tipo di terapia nella cura dei bambini con tumore, e grazie alla Open da due anni stiamo mettendo a punto proprio una tecnica che ci permette di analizzare il DNA dei bambini direttamente dal sangue. Questa tecnica si chiama biopsia liquida e appunto ci permette di capire di che tipo di tumore ci troviamo di fronte, e ci permette di capire se il bambino sta rispondendo in modo positivo alle terapie grazie a un prelievo di sangue, e quindi ci evita un intervento chirurgico che è sempre molto invasivo per i bambini, che di solito hanno anche pochi mesi di vita, e ci dà un vantaggio noi ricercatori, perché possiamo subito sapere se il bambino risponde bene alla terapia.